Che ci fate qui? Devi tenere Jake questo fine settimana. Ciao. Judith, ti ho detto che sono un ospite e non posso tenerlo senza chiedere il permesso. Allora chiedilo, ciao. Judith. Aveva lasciato il motore acceso. Ok, d'accordo. No, non muoverti, non entrare in casa. Aspettami qui, eh? Ma devo andare in bagno. Allora, come me la gioco? Subdolamente. Ehi, ho ricevuto una mail da Bridget. Ceneremo insieme questa sera. Esci con l'ex? Un vero colpo di fortuna. A proposito di ex e di famiglie disastrate, ricordi mio figlio Jake? Sì, il ragazzo con il capoccione. Sì, simpatico. Oh, anche tu gli piaci. Sai, all'improvviso ha deciso di passare a salutarmi. Ma dov'è? Oh, aspetta fuori, non ci si presenta a casa di qualcuno senza Perché avvisare. no? Io lo faccio sempre. Vabbè, tu sei un miliardario, la gente è contenta di vederti. Gli ho detto che non può restare a... Perché dovrebbe? Ciao. È la prima volta che lo fa. Io adesso sono un ospite, non è come ai vecchi tempi. Ti sbagli, anche ai vecchi tempi eri un ospite. Io non ero un ospite. Già, gli ospiti prima o poi se ne vanno. Mio fratello mi voleva qui. Certo, come il Sud America voleva la peste. Era l'Africa. È uguale. Non fa niente. Attenzione a come ti comporti. Ok, posso restare solo? Ecco, c'è un'altra cosa che devo dirti. Berta ha preso la mia stanza e quindi... No. Sì, No! è temporaneo. Non dormo con mio padre. Il campo estivo è un compagno di Sì, stanza. certo, ma non sei tu. Coraggio, sarà come ai tempi del campeggio. Quello è stato il peggior fine settimana della mia vita. Anche per me, ma quel momento condiviso resterà comunque per sempre. Dobbiamo dormire nello stesso letto. Prendo il materassino gonfiabile. Ci dormi tu? No! Sì? No! Sì! D'accordo, come vuoi! Non parliamone più! Adesso facciamo i bagagli e andiamo a dormire da tua nonna. Va bene. Ok. Non venire a piangere da me quando comincerà a delirare. Non lo farò. Devi fare pipì seduto per via degli schizzi. Me la caverò, ma dovrai sederti anche tu. Non sto bluffando, Jake. Non ho dubbi. Ok, dormirò sul materassino. Perfetto. Altri 3 secondi e mi sarei arreso. Maledizione!